Andrea, come mai avete avuto così voglia di cominciarlo subito questo 2016? Di solito si battaglia per avere anche solo mezza giornata in più di ferie, poi. Perché abbiamo capito la situazione, nel senso che stiamo andando bene, oltre le aspettative è stato creato un bel gruppo e quindi vogliamo provare a dare qualcosa in più per cercare di fare qualcosa in più, se possibile. Il mister ha detto che è stato il capitano nella partita con la Ternana. Sei No, stato tu a, dico, catechizzare i tuoi compagni, ma era una decisione che è venuta da tutti? la decisione è Sì. venuta da tutti, sì. Tutti, nessuno ha detto niente, anzi, tutti convinti di rientrare il 4. Anzi, quelli che non sono tutti rientrare erano pure dispiaciuti di aver fatto già il biglietto di rientro il giorno dopo. Hanno anche provato a cambiarlo, chi c'è riuscito è riuscito, gli altri comunque si sono arenati a casa. Sempre parole di Boscaglia, ha detto forse tanti giocatori stanno dando molto di più magari di quello che si pensava, però parlo anche dei vecchi, anche di un Caracciolo che secondo me non ha mai lavorato così, anche lui sta imparando cose nuove, non è mai stato così come quest'anno. È vero o non è vero? Ma diciamo che quest'anno ho un grande vantaggio, nel senso che c'è un grande gruppo che mi aiuta e quindi rendono le cose più facili. E quindi sembra che ogni singolo comunque faccia meglio. Sono io magari che ho dato questa impressione, ma tanti altri giocatori sembra che stiano facendo la loro miglior stagione. Il merito è comunque di questa società che ha creato questo gruppo, dell'allenatore che lo allena e di come ci predisponiamo noi. Ma il fatto invece dell'allenamento non è una questione proprio di allenarsi in una maniera particolare. Nel senso che lui ha detto che si allena in maniera differente, ha imparato ad allenarsi in maniera differente, che forse, magari, cioè era giovanissimo, però voglio dire, magari, avendo avuto anche alle spalle una notevole carriera, però adesso magari puoi anche dosarti, puoi anche... No, non sono capace di usarlo. Poi con questo gruppo è impossibile perché sono tanti giovani che mi vedono come un esempio e quindi non posso dosarmi perché darei un brutto esempio. Quindi quando sto bene cerco di... E poi comunque mi fanno divertire, quindi è anche difficile dosarsi. Quest'anno si viene al campo e si viene con allegria, con Anzi, forse voglia. sei pungolato un po' più, magari, da loro, cioè vedendo questa... No, no. Non hai Cioè, ti bisogno. gonfia di orgoglio il fatto di Sì, essere visto vengo come al un campo esempio. con piacere, con gioia, ci vengo con voglia di lavorare, cose che magari l'anno passato si veniva al campo e si era un po' tristi perché le cose non andavano bene. Credo che è un po' la legge della vita, no? Quando le cose vanno bene c'è entusiasmo, si fanno con più piacere. Principalmente credo perché le cose non andassero bene, perché tu come personaggio, come giocatore, ma anche proprio per quello che hai dato, sei sempre stato da esempio, insomma ci Sì. ricordiamo anche negli anni passati, quando si parlava di te, i tuoi compagni, quelli soprattutto anche più giovani, hanno sempre preso Caracciolo come esempio, questo penso che Sì. insomma, non è che ti sia mai mancato. Sì, dai, poi ci sono stagioni più fortunate, altre meno Quello fortunate, ma sicuramente. quello sì. Sembra un po' un anno magico questo. Ma è un anno che è partito bene, dove si stanno facendo le cose come devono essere fatte, quindi di conseguenza la fortuna aiuta gli audaci, no? E noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo facendo le cose che dobbiamo fare e si è ricreato l'entusiasmo che a Brescia mancava da un pezzo. E più si crea entusiasmo e più hai voglia di fare meglio. Senti, Serena sembra lontanissima, in realtà non si è portata per l'anno. Sicuramente anche a partire da una gara oggi che forse si può fare un 5-6 mesi invece sei rimasta così. Ma anche la prima partita, io me la ricordo, noi abbiamo forse sbagliato i primi 15 minuti, 15-20 minuti, poi dopo quei primi minuti lì ce la siamo giocati alla pari, abbiamo creato anche occasioni ed eravamo all'inizio. Piano piano, con l'esperienza che abbiamo fatto, siamo cresciuti, come è normale che succede in una squadra così giovane.
quindi adesso li affrontiamo in casa più consapevoli dei nostri mezzi, sapendo che sarà una partita molto difficile, però noi abbiamo la coscienza a posto, insomma, perché stiamo lavorando alla grande. Da luglio che soprattutto i miei compagni lavorano alla grande, io sono arrivato dopo a causa di infortunio, però loro sono stati qui in città a soffrire il caldo, ma sono sempre allenati senza mai dire una parola, quindi su questo punto di vista siamo con la coscienza a posto. Adesso arriva il bello o arriva il difficile? Io credo che è già tutto bello ed è già tutto difficile. Nel senso che la partita con la Ternana allo stadio era bellissimo e quello comunque è grazie a noi, quello che abbiamo fatto in questo girone d'andata. È difficile perché adesso le squadre magari ci rispettano più di prima e quindi ci studieranno di più, verranno magari un po' più preparate, ci affronteranno in maniera più preparata e quindi noi dobbiamo cercare sempre di allenarci meglio, anche se abbiamo fatto tutto benissimo fino adesso, dovremo cercare di fare ancora meglio. Ed è un po' quello che ha detto proprio, tornando ancora alla conferenza di Boscaglia, per quanto possibile dovremo fare ancora di più, proprio perché le squadre... Avete in serbo qualche segreto che non si dirà, però nel senso qualche accorgimento? No. O invece proprio il lavoro, comunque, la quotidianità del lavoro? Il lavoro, la maniera in cui tu lavori, che poi arrivi al sabato ed è lo specchio di quello che fai durante la settimana, no? Quindi se l'ha detto anche il mister, perché comunque questa è la verità. Certo. Intanto magari tu hai in serbo un girone di ritorno intero, visto che alla fine metà andata l'hai saltata purtroppo. Sì, purtroppo sì. E proprio quando cominciavo a stare bene è finito. Però mi sono ripresentato che molto bene. E sempre sì, decisivo comunque. Ho un mio obiettivo personale che mi tengo dentro di me perché ho paura che porti sfortuna. In termini di gol? In termini di gol, di prestazione, di quello, insomma, vorrei ripetere quello che ho fatto nelle ultime, diciamo, 7-8 partite per tutto il girone di ritorno. So che se comunque riesco a stare bene fisicamente con questa squadra sarà facile. La doppia doppia, visto che vai anche a vedere il basket, hai in serbo la doppia doppia? Sono andato a vedere il basket, ma sono andato con i bimbi e forse avrò visto 2 o 3 canestri, perché devi essere sempre a guardare i bimbi che correvano a destra e a sinistra. La doppia doppia, vediamo, insomma. Sicuramente giocare in questa squadra per un attaccante è facile, perché si crea tanto, quindi è più facile. Ma fai anche la gara con Gecko o no? A chi segnerà di più oppure no? Io me lo auguro di fare questa gara perché vuol dire che comunque faremo tanti gol insieme e farà bene alla squadra. Quindi... Però dico, non avete fatto... No, assolutamente no. Assolutamente no. Andiamo anche un po' sotto il momento, cioè è solo matura. Se voi avete una casa in arma, te me la ricambiate quando poi di lingua fuori. No, anche adesso teniamo la lingua fuori. Molto. Sono finita al 45esimo, prendo fuori circa 90, se le partite anche si vincono le prime 3, sì, ma questo secondo me è merito anche dell'allenamento in settimana. Più ti alleni bene, più arrivi a durare di più. Quindi secondo me l'impegno che ci mettevo prima mi portava a durare 45 minuti. Poi più mi sono allenato e più sono arrivato a durare di più. Questo vale per me, ma vale per tutti, sì. È una sensazione proprio che si è avuta, sono d'accordo anch'io con Roberto, nel senso che, non so, poi ovviamente dipenderà anche dalla partita, come dice il mister, poi ci saranno magari delle partite in cui non viene niente, però proprio l'atteggiamento in campo sembra che, non dico vi dosate, adesso non vorrei... Equilibrio. Sì. Beh, ma è una squadra di giovani, no? Tanti è la prima esperienza, quindi è normale che più giochi e più impari qualcosa, no? Quindi piano piano, secondo me, c'è da migliorare. Chiaro, noi ci auguriamo, sogniamo tutti. Tutti sogniamo la Serie A, tutti sognano la Serie A, i playoff, i primi 2 posti. Però dobbiamo guardare in faccia la realtà, no? Noi fino adesso abbiamo fatto benissimo. Se dovessimo riuscire a ripeterci, comunque sarà qualcosa di straordinario. Può anche essere che arriveranno momenti difficili, no? Perché ci può stare.
Però come ho detto prima, noi abbiamo la coscienza a posto, stiamo lavorando alla grande e così continueremo a fare fino a fine. Poi quello che ci porterà il destino lo accoglieremo. Quelle due davanti corrono a peso e forza, adesso com'è, ancora lei non c'è il timore cosa è successo, una volta sola, però appena si facciano vedere. Le distanze sono... Ma tre devono arrivare... Sì, però... Devono essere 10 punti di 10 distacco punti. dalla terza. La terza chi è? La terza è... Non mi sembra la terza No, sia così la male. terza no. È il Novara, terzo, sì. perché il bar è andato giù. Quindi è un timore di No, secondo me non c'è questo rischio. Però parli di playoff. Si fa. No, non ho parlato di playoff. No, Il se ha detto mio sogno sarebbe arrivare primo, perché sono talmente felice di far parte di questa squadra, mi sento talmente importante, preso in considerazione che mi piacerebbe regalare una gioia a tutti, a me stesso e a tutti, quindi il mio sogno è arrivare primo. So che la realtà invece è che ogni giorno deve essere sempre il giorno che mi alleno al massimo, no? Quindi che do di più, perché così facendo il lavoro paga, si dice. Quindi alla fine la realtà è che lavorare sempre meglio e poi vediamo quello che succede. Chiaro che il nostro obiettivo in questo momento è una salvezza. Poi se arriveremo ad aprile, saremo lì davanti, ce la Certo. giochiamo, è ovvio. Però è inutile guardare in alto. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo. Ok.